quarta conferenza e purtroppo l'ultima del seminario di studi medievali. Devo dire insomma che sono veramente molto contenta del discreto insomma successo che ha avuto questo prima manifestazione. Questo vuol dire che in un certo senso c'è anche un po' bisogno di parlare delle nostre radici e di cercare anche di sentire e di studiare sempre di più la nostra storia, quello che ci appartiene. È per questo motivo insomma che noi non potevamo non avere qui una persona che ha dedicato molti anni della sua vita a costruire anche un pezzettino di storia per la formazione anche dei giovani al Cefalù, che è il professore Cusimano. Prima di lasciare la parola al dottore Ciolino, che peraltro collabora con me insieme a tanti ragazzi che veramente mi stanno dando una mano e che significa insomma c'è anche speranza che le cose si muovono qui, volevo dare degli appuntamenti importanti. Innanzitutto la manifestazione dell'1 marzo, che prevede la performance dell'artista Ernesto Graditi, verrà spostata al 7 marzo. Primo, per questioni di contingenza, cerchiamo di venire incontro anche noi a tutta una serie di situazioni che si accavallano, per cui c'è una manifestazione bella che è quella della dedicazione del Largo Eroi del Mare, quindi è giusto anche dare anche a questo momento insomma il giusto spazio e il giusto tempo. E seconda cosa, il posto sarà sempre lo stesso, la galleria. L'artista ci racconterà della storia d'amore di Elvira Ruggero con un disegno in estemporanea e con un racconto di poesie fatta da un artista. L'8 marzo noi inizieremo un altro percorso, che è il percorso del seminario, un seminario di studi di architettura col professore Marcello Panzarella e con altri importanti docenti della facoltà di architettura. La prima lezione sarà la lezione del professore Panzarella. Il seminario si chiamerà La natura narrativa dell'architettura e in particolare la lezione del professore sarà quella che riguarderà le case sospese e le architetture interdette, proprio perché amiamo insomma guardare oltre diciamo le regole umane che ci hanno imposto anche dei limiti che non sono più facili da rispettare e che non sono mai stati forse rispettati. Questo lo terremo all'Hotel Artemis, questo seminario, quindi ci sarà questo convegno nella sala diciamo principale dell'Artemis. Il 2 marzo proponiamo una gita insomma turistica e culturale per la visita di Adrano, del castello di Adrano, con l'architetto Santoro che ci guiderà in questo mondo insomma medievale, perché ancora noi vogliamo studiare questo periodo. E poi nel pomeriggio ci sposteremo, dopo aver pranzato, ci sposteremo da Cirreale. Niente paura, siamo tutti, insomma, troveremo uno spazio dove la calca non ci assalirà e quindi riusciremo a fare entrambe le cose e riusciremo anche a godere dei carri allegorici di Acireale. Per questo insomma ci sarà, chiedo che si faccia più presto la prenotazione, perché poi non abbiamo modo di bloccare né la sala per il pranzo eccetera. Io, prima di passare la parola e di ringraziare il professore, ho la necessità insomma di ricordare due persone. È morto da poco il socio fondatore del circolo, ringrazio il circolo anche che ci ospita, che è stato il plurisindaco Cavaliere Portera, e lo ricordiamo perché abbiamo bisogno di modelli da ricordare, di persone da ricordare, e a noi come associazione ci uniamo insomma al cordoglio dei familiari. È un'altra persona che oggi voglio ricordare, alla quale insomma ero personalmente molto legata perché molto amica, è Frank Di Maio. Oggi è il suo anniversario.
il magistrato che è morto prematuramente a 49 anni e che verrà ricordato per la lotta dell'ingiustizia. Per questo tutti i giovani dovranno continuare a ricordarlo e questo ci impegneremo a farlo, noi, amici, familiari e tutti. Per questo io lo ringrazio e a lui va il nostro applauso. Detto Valeria, sì, scusa, dato che hai elencato tutte le date e gli impegni, ricorda quella del giorno 9, noi è giorno 9, no, daremo vorrei che lo un facessi tu. piccolissimo contributo. Vorrei che lo Allora, facessi la tu. Presidente, La giusto, parliamo Presidente, così. sì. Soltanto due parole per dire che anche noi quest'anno il tema del Medioevo, noi come associazione della riposa, Vieni, vi rubo soltanto vieni, così. vieni, vieni, il presidente della Mariposa, la dottoressa Valenziano. Vi rubo soltanto 2 secondi. Anche noi quest'anno abbiamo pensato al Medioevo e intanto ludicamente faremo la festa di Carnevale in cui il tema è alla corte di Ruggero, quindi io il costume non lo so molto. Bellissimo, questo ci fa E piacere. comunque nell'ambito del ricordo del giorno dell'8 marzo, anche se non sarà l'8 marzo perché l'8 marzo sono tante manifestazioni a Cefalù e vogliamo un po' partecipare a tutte, il 9 marzo qui in questa sala terremo un incontro con la nostra No, che si parla della donna nel Medioevo, e avremo anche un trio musicale che si occupa di ricerca di musica medievale. E anche l'architetto Santoro che ci ha dato la sua disponibilità. Abbiamo questa sera, grazie. Quindi vi aspettiamo il giorno 9 perché sarà una cosa assolutamente interessante, dal punto di vista espositivo e anche per parlare della donna, e dal punto di vista proprio anche musicale perché i musicisti sono veramente degni. Sì, e quindi grazie. su quello ti ringrazio tanto grazie, ci vediamo e aspettiamo, insomma, tutti questi appuntamenti sono importanti e li faremo tutti. Prego. Allora, innanzitutto ringrazio Valeria e i soci dell'associazione che hanno collaborato, diciamo, alla riuscita di questo ciclo di seminari, e vi rubo solamente 2 minuti per spendere 2 parole in merito al perché della realizzazione di queste cene medievali. L'idea è nata appunto con l'intento di far riscoprire e rivivere una parte di storia e tradizione culinaria che molto spesso poco si conosce o si sconosce del tutto. Peraltro in questa città tutti penso che ne siate a conoscenza, questo aspetto è stato particolarmente tralasciato, e permettetemi di dirlo, lo dimostrano le numerose sagre che vengono inventate totalmente di sana pianta con il puro scopo di fare soldi e di attirare turisti attratti dal cibo, quindi fine a se stesso, senza che ci sia realmente un'identità culturale e affettiva a quelle che sono le tradizioni e il passato stesso che ci ha appunto donato. La cucina medievale nasce in completa rottura con quella che è la cucina nella gastronomia precedente. Diciamo che il gusto dell'epoca prediligeva tutto quello che ha a che fare con la sovrapposizione dei sapori, quindi la prevalenza dell'agrodolce, l'utilizzo molto spesso delle spezie e anche dello zucchero. Durante i banchetti, peraltro, venivano messe in tavola queste pietanze senza che venisse fatta realmente una distinzione tra le varie portate, quindi trovavamo dei primi, la carne, la frutta, così come i dolci. Ci poteva essere appunto della carne, ma anche della frutta candita e anche le lasagne. Non si beveva l'acqua perché era difficile e complicato trovarla pura, a questa si sostituiva del vino annacquato che appunto conteneva qualche elemento disinfettante. Adesso passo a Io non presentarvi lo saprei. no. Adesso passo a presentarvi Non lo sapevo.
il professore Cusimano. Innanzitutto lo ringrazio per la sua presenza che ci ha gentilmente concesso. Sono particolarmente legato alla sua figura in quanto è stato mio docente all'università. Peraltro adoro in maniera smisurata quello che insegna e quindi tutto quello che ci sta attorno, e ricordo, così come ha fatto precedentemente Valeria, che a Cefalù ha dato tanto, visto che è stato uno dei fondatori e l'ideatore del corso di laurea in operatore del turismo culturale e poi successivamente di scienze del turismo culturale. Allora, il professore Cusimano è docente di geografia e presidente della Scuola delle Scienze Umane presso l'Università di Palermo. Si è laureato in lettere nel 2003, un consulente del Consorzio Universitario della provincia di Trapani, per diversi anni componente del comitato direttivo dell'Associazione dei Geografi Italiani, dal 2004 al 2008 componente del Consiglio Regionale dei Beni Culturali, dal 2004 al 2007 consigliere di amministrazione del Consorzio Universitario della provincia di Palermo, componente del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Minerario Floristella Grotta Calda dal 2004, che si trova in provincia di Enna, direttore del Laboratorio del Turismo Culturale del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Palermo dal 2003 al 2006. Inoltre è stato responsabile di numerosi progetti di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di progetti di ricerca del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. Dal 77 al 92 responsabile del settore formazione culturale e turistica dell'ECAP di Palermo, dal 2001 al 2004 presidente del corso di laurea in operatore del turismo culturale e successivamente professore di geografia. Inoltre si è occupato anche dell'organizzazione di numerosi eventi, tantissimi convegni da ricordare, ma ci vorrebbero forse giorni. Nel 98 il convegno internazionale La costruzione del paesaggio siciliano, geografi e scrittori a confronto. Nel 2001 convegno internazionale Noi nel mondo, l'emigrazione siciliana tra passato e presente. Nel 2001 convegno internazionale Peccati di gola, ristoratori siciliani nel mondo. E poi a Cefalù nel 2003 il convegno internazionale Ciclopi e sirene, geografie del contatto culturale. Nel 2005 la settimana della cultura di Cefalù, l'identità madonita e la sfida della globalizzazione. L'anno successivo la seconda settimana della cultura di Cefalù, educational per decisori di turismo associato, masterclass in management della destinazione. Numerose anche le pubblicazioni, ci vogliono settimane intere per citarle tutte, ne citiamo solamente alcune. Geografia e pianificazione territoriale del 74, viticoltura e vinificazione tradizionali nel palermitano del 1980, lo spazio del commerciante nel centro storico di Palermo nell'83, agricoltura e valorizzazione in un'area a tipologia interna, la Sicilia sud-occidentale nell'86. Si annoiano? Finiamo qua. Magari cosa diciamo di importante? Non tanto quanto avrei voluto, perché purtroppo, come dicevo poco fa l'architetto, io ho sempre pensato che se lo studio non si collega all'azione sul territorio non serve a niente, quindi ho privilegiato più spesso cose di cui non è rimasto traccia, piuttosto che, come fanno altri miei colleghi giustamente, di accumulare pagine che non legge nessuno. Devo dire che in tutti e due i casi purtroppo la dimenticanza poi è di regola, perché se è vero che le pagine scritte non legge nessuno, è vero pure che le azioni che uno fa spesso vengono dimenticate, e senza voler fare polemica potrebbe essere il riferimento a quello che dicevo prima a proposito del territorio madonita, che in qualche modo si è dimenticato quasi totalmente, per esempio, dell'esperienza nostra qui a Cefalù, e non solo a Cefalù, ma anche di tante altre cose che come università abbiamo fatto nel territorio madonita, nel suo complesso, nel parco, cui poi sembra che ogni tanto si ricominci da capo, mentre io ho sempre avuto un'idea diversa della cultura in cui ci deve essere la continuità. Perché ciò che è stato fatto prima non è che deve essere per forza continuato, ma deve essere conosciuto anche per approfittarne laddove
possono venire buoni consigli o delle cose da evitare, che come poi imitare le cose positive, poi evitare quelle negative o sbagliate. Questo purtroppo è un vizio più ampio che riguarda proprio in generale la cultura del nostro paese. Negli ultimi anni, per esempio, abbiamo assistito nella nostra regione a una, diciamo, falcidia, ecco, di questa continuità, perché tu venivi subito identificato come legato a qualcuno o a un certo orientamento politico, dimenticando che le persone che fanno cultura lo devono fare necessariamente in rapporto agli interlocutori che ci sono in quel momento, ma non è che devono condividere per forza le ideologie o diciamo le attitudini più o meno positive. E quindi poi essere cancellati perché tu eri di un'altra, senza poter dare continuità magari a un lavoro che hai iniziato, che sarebbe utile che altri continuassero magari anche senza di te, ma senza dimenticare quello che tu hai fatto prima. Ecco, per dirla in parole più semplici, lo spoil system nella cultura, cioè non esiste, questa è una tragedia, perché il lavoro della cultura è cumulativo e la sua forza sta proprio nella stratificazione, nelle relazioni tra il passato e il presente per il futuro. Se tu continuamente fai delle cesure, questo può essere anche positivo, sono momenti in cui la storia ha bisogno di ricominciare da zero, però non sempre, perché se si ricomincia sempre da zero, come giustamente dicevo poco fa la dottoressa in macchina, l'ho tormentata per un'ora e mezza per farlo stare attento alla vita, è come la tela di Penelope, cioè sì, sarà bello, ma ricominci sempre da capo, alla fine Penelope ovviamente il risultato l'ha ottenuto, no? Ha creato le condizioni perché Ulisse facesse fuori i suoi diciamo, come si dice, i pretendenti della moglie, quindi i suoi concorrenti amorosi, ma voglio dire, cioè, però poveretta, tutta la vita a fare sempre la stessa cosa, anche lei si sarà cambiata, no? Rifare sempre, poi forse cambiava anche l'ordine, ma chissà. Vabbè, quindi sulle comunicazioni, la dimenticanza, sì, questo sì. E mi è successo recentemente, voglio dire, in varie occasioni ho potuto verificare che da noi si ragiona un po' così, questo. Cominciamo, ma spesso senza chiedere cosa avete fatto, da dove possiamo ripartire, no, ex novo. E questo per la cultura comunque è un tema che potrebbe essere oggetto di altra riflessione. Io lascio le rotte, no? Vabbè, posso prenderle. Sì, per le pubblicazioni. Sì. No, ce ne sono alcune a cui sono molto legato. Allora è divertente questa storia del. Borges, una sua riflessione, pensa ad uno scherzo, cioè riferisce uno scherzo fatto da uno storico famoso, Carlyle, comunque non entriamo nel dettaglio, ma qual è l'idea di questa? Che se tu prendi tutti gli eventi di cui si compone la vita di una persona, li numeriamo, sempre da 1 a 3.000, e poi ne prendi solo alcuni, tu su una stessa persona puoi costruire tante biografie, e per esempio si potrebbe fare una biografia di Michelangelo senza le opere di Michelangelo, eppure sarebbe una vita, avrebbe un senso, cioè, ecco, allora lei ha avuto il compito in grado di selezionare un elenco di tante cose, di fare una selezione, e quindi io mi sono rivisto un altro Gigi Cusimano dentro la tua ricostruzione, perché in fondo hai ricostruito una mia biografia, una sua vita. Che magari sì, magari saltando delle cose a cui io tengo molto e altre invece che secondo me sono di secondaria importanza, però è divertente. Io una volta facendo una presentazione di una mostra di un collega, collega di economia, ho usato questo stratagemma che mi offriva questo brano di Borges, perché dato che lui è un fotografo piuttosto bravo, fa delle belle mostre, però è anche un economista importante, dicevo chissà se nel futuro questo biografo che di questi esempi prodotti della sua vita ne potrà avere solo alcune a disposizione, lo metterà in una storia della fotografia piuttosto che in una storia dell'economia. E veramente lui ci è rimasto un poco male, perché da una parte la vanità
lo prende come tutti noi, quindi gli piace essere un ottimo fotografo, però lui in realtà è un economista, quindi forse in una biografia del futuro vorrebbe essere un economista piuttosto che un fotografo. Diciamo, si è un po' risentito, però diciamo, bisogna, quando si presenta qualcosa bisogna usare qualche scamotage per rendere più divertente, se no è tutto troppo noioso. Detto questo, guardo subito velocemente. Allora, un'opera che forse è secondaria, ma io ho studiato l'apicoltura ed è una cosa che mi diverte ricordare, perché sono stato anni a seguire gli apicoltori, mi ero costruito gli strumenti per affrontare l'alveare. E poi ho scritto varie cose, sia sul piano economico dell'apicoltura come attività economica, sia sull'apicoltura come diciamo, tecnica, perché ho studiato molto le tecnologie tradizionali dell'agricoltura e tra l'altro anche l'apicoltura. E questo per esempio è un lavoro che magari interessa, però per me ha una certa importanza, perché ho scoperto alcune cose relative al mondo dell'apicoltura che sono veramente molto molto interessanti. E poi le cose sulla viticoltura, quelle sì, grazie, perché ho dedicato tanti anni alla viticoltura, all'enologia tradizionale, che per me è stato più un'esperienza di vita che non di studio, perché ho conosciuto tanti viticoltori e alcuni dei veri filosofi, proprio dei veri filosofi, e ho imparato una cosa fondamentale che nasce da me e che è un monito per i più giovani, che il buon vino non ha bisogno solo della prima goccia, della seconda, ma anche un poco della feccia. Cioè, e questo è un esempio, è un insegnamento per l'esistenza. L'ottimo non è cristallino, ci deve essere un mix, perché anche un poco di feccia fa la complessità e la bontà di un vino. E per me è stato un insegnamento fondamentale. Infatti io in una pubblicazione l'ho scritto, che questo signore, in particolare un signore di Bagheria, per me è stato un maestro di vita e di vita. E un altro lavoro che mi piace molto, che tu non hai ricordato perché sembra minore, dato che ho studiato molto l'olivicoltura, la viticoltura e l'agrumicoltura tantissimo, ho scritto un saggio che si chiama Gli alberi della mia vita, della mia tra parentesi, perché in realtà l'albero della vita è un topos importante degli studi. Però questi alberi per me sono stati gli alberi della mia vita, perché io in questi anni, 20 anni, che ho dedicato alla cultura materiale, ho imparato moltissimo del mondo. Io ho 18 anni, 20 anni, ero un cittadino, non avevo mai conosciuto il contatto del mondo della città. Il contatto col mondo contadino, fuori dal romanticismo, e che purtroppo ora ne parleremo, se abbiamo il tempo, mi ha fatto scoprire un altro me stesso e un altro... Sono diventato grande solo con questo contatto. E prima ero un ragazzino viziato, nel senso che ero abituato solo a lavorare sui libri, sull'astrazione, non mi ero mai confrontato con le mani. E invece là ho scoperto quanto le mani siano intelligenti, più del nostro cervello, comunque assieme al nostro cervello. Ho scoperto poi lo spessore della nostra cultura. D'altronde io vengo da una scuola di antropologi, perché il mio maestro, come molti sanno, il professore Buttitta, forse il maggiore antropologo, uno dei maggiori antropologi del nostro italiano, del nostro tempo, che mi ha fatto capire come ci si possa avvicinare a un mondo altro con un atteggiamento di umiltà che non è sudditanza, e capacità di dialogo e di condivisione, che poi è il messaggio fondamentale che ho cercato di fare passare in tutte le mie opere, cercando sempre di vivere, come mi insegna la mia disciplina, nel confine, perché la cosa difficile è vivere nel confine, ma è l'unico posto veramente importante, perché nel confine tra le cose avviene la trasformazione ontologica, cioè le cose da essere una diventano altre, ed è questo il problema di tutti i saperi, soprattutto nelle scienze umane, perché nelle scienze umane comunque noi abbiamo un sé che studia è un altro. Allora è questo il rapporto complicato delle scienze umane, come relazionarsi con l'altro senza avere l'atteggiamento della distanza, ma neanche l'atteggiamento, come dicono gli antropologi, di essere, diventare l'altro, perché tu non puoi diventare l'altro. E questa è la tragedia degli esseri umani, siamo si individui e continuamente siamo anche gli altri. Anche questo
anche Borges, che è un autore che io amo molto e ho letto moltissimo, mi ha aiutato a capire questa faccenda, e forse è giusto quello che lui dice, che in fondo in ogni uomo c'è tutta l'umanità, e questo è proprio il problema fondamentale: in ogni uomo c'è tutta l'umanità, e nel dolore di ogni uomo c'è il dolore di tutta l'umanità, così in tutte le altre, in tutte le altre dimensioni. Ma questo era solo così per presentarmi, al di là della biografia qua e di questi curricula che si fanno per i concorsi, si fanno per tante cose. Io ne ho mandato uno fra quelli che numerosi che ho dovuto nella mia vita elaborare, una volta per il concorso, una volta per un bando di, per fare il consulente, eccetera. Ne ho mandato uno, non so neanche se è il migliore, certamente è aggiornato, certamente è aggiornato. E a proposito di questo, voglio ricordare un lavoro che per me è molto importante, che due sono molto importanti. Uno è quello che ho scritto con il mio maestro, che è stato un onore che mi ha dato dopo 30 anni di collaborazione, ma lo devo ringraziare, che è Sicilia, l'isola del Vino, senza fare pubblicità alla casa editrice Calosso, che è andato molto bene in libreria, non ho guadagnato niente, comunque non importa. E poi invece un libro che io ritengo per me fondamentale, che è Israele e Palestina, due paesi, un solo problema, perché in questo libro io ho voluto dare ai miei figli soprattutto il segno di una mia, diciamo, ecco, è un testamento un po' per i miei figli, perché questo libro, che è stato molto contestato da alcune parti politiche perché non sufficientemente filo israeliano, è un libro equilibrato, è un confronto tra le posizioni Israele e Palestina, diciamo, è il mio segnale concreto per uscire da questa specie di genericismo quando si parla di questo problema, per essere, cadere sempre in piedi. Io in questo libro non prendo delle posizioni, però ho preso in considerazione una serie di situazioni che fanno riflettere e ci mettono nella difficoltà di dire da che parte si sta. Forse è chiaro da quale parte propendo io, però è pure chiaro che tutto questo significa una mia decisa contestazione dell'antisemitismo, che continua a essere una delle chiavi di volta per capire anche quello che succede nel nostro mondo contemporaneo, perché non basta fare le giornate della Shoah per, diciamo, esorcizzare quello che è uno dei problemi della società occidentale, cioè che si è costruita molto sull'antisemitismo. Viene camuffato, e più crudo perché se no, viene camuffato come essere antisionista, in realtà è antisemitismo, ed è un male antico del nostro Occidente, un male del quale non siamo ancora riusciti a liberarci, e purtroppo anche settori, diciamo, avanzati della sensibilità culturale del nostro continente europeo continuano a essere pesantemente condizionati da questa grave, grave ideologia. Però, e questo libro a cui tengo molto, perché ripeto, lo ritengo forse la cosa più sofferta e difficile che ho dovuto scrivere, perché io dico sempre che un intellettuale, comunque ammesso che questa parola abbia un senso, deve dire quello che pensa, e lo deve dire anche accettandone le conseguenze, senza essere immediatamente messo all'indice come si fa oggi. Qualunque comportamento viene subito identificato dentro unismo, no? Unismo, la parola unismo finale, che ti condiziona e tu non puoi più parlare. Io questo libro l'ho adottato in un periodo in cui era molto difficile parlare di questa tematica, e molti dei miei studenti, e questa è per me l'unica soddisfazione vera, mi hanno detto, dopo aver letto il libro, professore, io ho cambiato le mie opinioni, cioè ho cominciato a riflettere. Allora i libri devono non dare ricette, soluzioni, ma devono, negli studenti soprattutto, a crescere la capacità di prendere posizioni fuori dai condizionamenti, un po' anche da quel bon ton sociale che spesso ci viene imposto, e che è una limitazione in realtà della nostra libertà di esprimersi, cosa per cui molto spesso fuori di un consesso tutti siamo di una certa opinione, però in pubblico non lo diciamo perché non è di bon ton, perché non è trendy, perché... E io so che molti studenti della nostra università soffrono da decenni questa prevaricazione, soprattutto da gruppi ideologicamente molto orientati,
i quali ritengono che sono di essere portatori della verità e quindi gli altri non devono parlare, perché immediatamente o li aggrediscono o li marginalizzano. E non voglio entrare nel dettaglio, perché in macchina ho dovuto fare telefonate proprio relative a una situazione che nella mia scuola si sta determinando in questi giorni, solo perché io ho ritenuto che, dovendo ridistribuire gli spazi che non sono stati assegnati da nessuno, che sono occupati in maniera abusiva, devono essere ridiscussi, perché se tutti gli studenti a gruppi di 5 o di 10 decidessero di avere uno spazio loro, 14.000 studenti si prenderebbero non solo i 3 o i 4 edifici di cui sono responsabili, ma anche molto di più, dopodiché non faremo né lezioni. Però ci sono alcuni privilegiati che invece ritengono di dover avere di più degli altri, mentre per me è giusto che tutti abbiano secondo le loro esigenze, come dicevo una volta, ma anche secondo le esigenze degli altri. E la chiudo qui, perché il nostro compito è quello di educatori, e noi dobbiamo educare, come si dice, ma spesso non si fa, alla legalità, dobbiamo educare alla equità, alla giustizia e soprattutto alla libertà di parola, che è l'unico vero, veramente l'unica cosa veramente importante delle democrazie, ed è la libertà di pensiero e di parola, che è un diritto che si deve ovviamente sempre contemperare con quello degli altri, ma che non deve mai, mai sfociare nella prevaricazione e nella prepotenza. E questo è un'altra cosa. Lascio la parola, va bene, io ho già finito, possiamo... No. Grazie. Ho parlato già... Allora, entriamo nell'argomento. Io naturalmente, non vi preoccupate, ho portato con me queste pagine che ho scritto una volta su questo tema, ma non le leggerò, perché non è mai stata mia abitudine leggere, ma neanche le seguirò come avevo pensato, in maniera coerente, anche se con salti e cose. Cercherò di essere il più sintetico possibile, pur essendo un argomento complesso che si vuole affrontare in termini scientifici, ha bisogno di una serie di passaggi che non si possono ridurre a frasette semplici o così scarne, perché sennò poi verrebbe meno diciamo, il senso profondo della comunicazione. Innanzitutto io voglio partire subito da questo discorso delle scene medievali. Quando mi ha chiamato la dottoressa, ho detto: ma io sinceramente non sono un medievista, io sono comunque, come taglio, sono un modernista in ogni caso, ma in ogni modo io mi occupo di territorio, mi occupo di sviluppo locale, mi sono occupato di cultura materiale, di tante cose, diciamo, che comunque convergono in quelli che sono stati i miei interessi sempre culturali, cioè capire il mondo in cui vivo anche per poterlo modificare, per poter intervenire. Io dico sempre: bisogna riflettere la realtà, ma anche cambiarla, perché solo riflettere la realtà è un'operazione comica, non è che sempre si può fare, però sarebbe ideale fare. Allora, perché ho scelto il tema? Perché mi sembrava l'unico tema sul quale potervi intrattenere questa serata. Poi ne abbiamo scoperti altri nei prossimi seminari che affronteremo. Io intanto volevo salutare, se mi si è consentito, il nostro, perché è merito suo, Francesco Dolce, sì. Io lo farò anche in futuro, sì. Senza l'intercessione, non perché io sia prezioso, ma perché sinceramente faccio una vita, diciamo, piuttosto complicata. Però ora non ho più bisogno di Cicco, perché sarà sufficiente che mi chiami l'architetto. Però originariamente è stato lui un po' il fermento di questa serata, sì. Perché noi abbiamo collaborato tanto, e se lei ha fatto tanti complimenti eccessivi a me per il corso di laurea, senza lui e Peppino Barracato non avremmo fatto il corso di laurea. Poi ci hanno messo la loro Ciccio Musotto, la senatrice Vicari, allora sindaco, ma c'è il consorzio e i corsi non sarebbero nati se non ci fosse stata questa convergenza su un'idea che è stata anche mia, ovviamente, di tante persone e di tante volontà. Peccato che non c'è Peppino, perché noi abbiamo condiviso tanti momenti, pure vero, Cicco, veramente importanti. Tempi passati, tu dici, sì. Poi devo costruire il nuovo, come dicevi. Sì, per carità, sì. No, ma però non c'eri, ma ho fatto un ragionamento su
una certa continuità che non sarebbe male mantenere proprio per evitare magari di fare gli stessi errori. E allora ho detto, vi parlerò di alimentazione e opportunamente perché non sapevo che voi avete organizzato la cena medievale. È caduto a fagiolo, il fagiolo esisteva allora. Sì, no, ma infatti non mi avete detto di questa storia della cena, la cena è venuta dopo. E infatti poi io sono arrivato, leggo qui alcune cose sulla cena medievale, sulle quali in parte non sono d'accordo, ma questo non è particolarmente... No, ma non è... È interessante perché ho chiesto come avete fatto. E allora, su internet abbiamo cercato, abbiamo visto le ricette del Medioevo, così. E questo è uno dei temi che spero di poter evitare. Allora, vedrò di andare ora in maniera, spero, veloce, ma non troppo, al tema. Mito, io questo lavoro in passato ci avevo lavorato, l'ho chiamato mito, invece qui ho detto le insidie. Io vorrei solamente oggi con voi riarticolare una riflessione di tipo antropologico su questa dimensione del tradizionale nell'alimentazione. Naturalmente, perché? Perché questo negli ultimi decenni è stato un tema molto, molto dibattuto. E allora un primo scenario su cui richiamo la vostra attenzione è lo scenario della globalizzazione, di cui non parleremo in dettaglio, è un tema troppo complicato. Però nel senso comune, soprattutto negli anni un po' 70-80, no? Si è cominciato a discutere degli effetti negativi della globalizzazione e non a caso l'alimentazione è stato subito uno dei grandi accusati, cioè o delle vittime se vogliamo, no? Forse i più giovani non lo ricordano, ma i più anziani certamente sì, si cominciava a discutere soprattutto da parte di persone di buona cultura e molto sensibili, elite intellettuali, di questo effetto, diciamo, omologante, omogeneizzante della globalizzazione alimentare, che spesso veniva legata a quel nome fatidico di McDonald's, no? Per cui tutto ciò che aveva a che fare con McDonald's era americanizzazione, quindi il gusto sarebbe stato... tutte le nostre tradizioni sarebbero state devastate da questa globalizzazione. E non è un caso che proprio in quegli anni, io lo ricordo molto bene perché le persone di un certo profilo, ecco, socioculturale di Palermo andavano a mangiare da Don Ciccio a Bagheria, no? Che cos'era il Don Ciccio di Bagheria? Era il luogo dove invece si conservavano i sapori delle tradizioni locali, l'uovo, il marsala, ancora oggi Don Ciccio è un esempio interessante di una coerenza. Se voi andate a mangiare nei nuovi locali che ha fatto la holding Don Ciccio a Bagheria, all'inizio vi danno l'uovo duro con il marsala, che tu la voglia o no devi mangiare o il marsala. Perché questo si era andato costruendo come un tratto dell'etnicità. In quegli anni, quindi è proprio in quegli anni che si forma questo scenario che ci deve guidare di due fronti ideologici, gli ottimisti e i pessimisti, cioè quelli che pensano che tutto ciò che ha a che fare con l'americanizzazione, con la globalizzazione, perché è negativo, e invece gli ottimisti che pensano che quello che ha a che fare con questa dimensione è positivo. Quindi è molto interessante questa. In quegli anni però, lo sappiamo bene, e quando noi parlavamo di tradizionale parlavamo del mondo contadino, ma stiamo attenti, noi stiamo facendo una riflessione molto italiana e anche, devo dire, molto italiana, sì. L'Italia è un paese un po' anomalo rispetto agli altri paesi capitalisti, perché la rivoluzione industriale è molto più tarda
Perché in fondo negli anni del dopoguerra in Sicilia e in Italia e in molte aree dell'Italia esisteva ancora un mondo contadino. Cioè, io ricordo che i miei colleghi, quando io mi occupavo di cultura materiale inglese, mi dicevano: ma poi, tra l'altro, queste cose sono già nei musei, mentre io sulle Madonie ho fotografato negli anni 70 lo zio Mauro che faceva ancora la pisa con i muli e poi usava con la tradenta, faceva la prima pulitura della pula dal seme e poi con la pala e poi caricava i resti a barda e andava a vendere. Come ancora io negli anni 70 fotografavo, dove ho fotografato tanto in Sicilia, feste come ad Alimena, dove la festa si pagava con i contadini che portavano, era rituale portare il sacco di grano che veniva pesato, il sensale comprava e questo serviva a finanziare la festa. Ho le fotografie degli anni, dunque siamo sulla metà degli anni 70, in paesi come Alimena c'era ancora questa tradizione. Quindi noi siamo sempre condizionati, non dobbiamo dimenticare, dal contesto in cui viviamo. Allora per noi in quel periodo parlare di tradizionale aveva una connotazione molto, diciamo, gramsciana, cioè mondo contadino, mondo urbano. In altri posti dell'Europa il mondo contadino, come lo intendevamo, era scomparso già tra 700 e 800, non esisteva, quindi è una connotazione molto, molto locale. Quindi in quel periodo tradizionale significava fondamentalmente povero e contadino, quindi la cucina tradizionale era la cucina povera dei contadini. Questo è molto importante. E oggi, se osserviamo quello che è successo, in realtà è molto cambiato, perché oggi c'è un indistinto, io lo chiamo un indistinto senso di etnicità, ormai anche questa connotazione contadina del tradizionale si è in qualche modo stemperata. Tanto è vero che i più giovani non riescono neanche tanto bene nelle città soprattutto a cogliere questo aspetto, che invece per noi della generazione del dopoguerra era assolutamente ovvio. Ora, qualcuno proprio in quel periodo cominciava invece a seguire una strada diversa, cioè da una parte c'erano i ricercatori, gli antropologi fondamentalmente, che andavano nelle campagne e scoprivano i prodotti, il mangiare contadino, e dall'altro c'erano invece altri studiosi che si cominciavano a dedicare ai manuali. Cioè andavano a riscoprire in biblioteche spesso polverose trattati di alimentazione, alcuni molto particolari, ne cito solo uno che si chiama La Lucerna dei Cortegiani, pubblicato nel 1634 da un certo Crisci, che in realtà, se noi andiamo a vedere questo testo che è stato studiato da vari autori, è in realtà una sorta di geografia alimentare della nostra regione, della nostra nazione italiana, e da già si cominciano a identificare i luoghi con i prodotti. Per esempio, che so, lui parla dei maccheroni e dice che possono essere siciliani di Palermo o pugliesi, le olive fresche o infornate sono di Gaeta o di Maranola, di Caserto del Cilento, la lattuga è di Avellino, mentre invece i meloni sono di Aversa, e poi il prosciutto abruzzese, i salsiccioni di Nola o il filetto di Giuliano guarnito con moscardini. Cioè, se andiamo poi a guardare questo manuale del 1634, questo, perché poi dobbiamo capire in che contesto nascevano questi prodotti, diciamo, vediamo che in fondo era un'operazione che già in passato, secoli fa, era stata fatta, cioè quella di identificare luoghi e prodotti in questa, e questo poi è tratto che è rimasto a lungo, perché anche noi oggi con i famosi prodotti DOP finiamo per, ma questo l'avevano fatto anche nell'antichità, era stato fatto, basta per esempio andare a guardare le manovelle di Archestrato di Gela per scoprire una geografia gastronomica del Mediterraneo, dove per esempio io lo studiai per i vini
già i territori erano identificati dai loro prodotti, quindi niente, niente di nuovo sotto il sole. Questo è un po' lo scenario dal quale volevo partire. Ora devo fare una faccio una citazione, perché è chiaro che dietro questa operazione, vuoi di recupero, vuoi di recupero sul campo, chiamiamolo così, vuoi di recupero invece attraverso i libri, alla fine, diciamo, quello che si andava facendo nei fatti era una sorta di invenzione, ecco, questo è un concetto sul quale dobbiamo stare attenti, almeno dal punto di vista del mio ragionamento, della tradizione. E in realtà si trattava di due operazioni che non scoprivano qualche cosa, ma che andavano a costruire un qualche cosa. Questo è un tema un po' delicato che non posso approfondire, ma nelle scienze antropologiche è un tema centrale, perché ha a che fare con la definizione dell'oggetto, cioè se le scienze umane studiano cose che esistono o costruiscono queste cose. Non possiamo però entrare in questo dettaglio, cercherò rapidamente di passare ad altri punti cercando di organizzare questo ragionamento sull'etnico e sull'identità, che è poi il nostro tema fondamentale. Andiamo avanti. Ora facciamo una parentesi molto rapida che ci porta a parlare del concetto di cultura, e lo faremo rapportandolo al cibo. Intanto gli esseri umani, come moltissimi esseri viventi, mangiano, però c'è una differenza fondamentale. Voi sapete bene che le piante sono da questo punto di vista autonome, perché loro prendono il nutrimento e lo trasformano direttamente dall'aria, dalla terra, quindi sono autosufficienti, non hanno bisogno di una cultura alimentare. Per gli esseri umani invece il problema è molto più complicato. Perché? Perché è la fame, che è poi il nostro segnale diciamo, fisiologico, che ci dice che dobbiamo alimentare, e nelle comunità umane non viene soddisfatta se non in maniera culturale. E questo perché? Perché gli esseri umani dotati di comunicazione hanno potuto nel tempo costruire dei sistemi di condivisione, trasmettendoli di generazione in generazione, per cui un bambino si nutre, ma inevitabilmente, se il bisogno è primario ed è fondamentalmente biologico, il modo di soddisfarlo dal momento in cui si nasce è culturalmente organizzato. Cioè negli esseri umani l'alimentazione è per una minima parte un problema di proteine, carboidrati, grassi, minerali e vitamine. E questo resta sullo sfondo. Cioè, se noi dovessimo su 360 grammi, non una torta, dire che qual è l'importanza dell'alimentazione sotto il profilo del dato nutritivo e di tutto il resto, avremmo un piccolo spicchio rispetto invece a tutto il resto della torta, che sarebbe occupata da che cosa? Dai valori culturali. Termine ovviamente importante e su cui ci sarebbe molto da riflettere, ma noi già capiamo subito che cos'è che significa. Significa, e basta guardare la nostra contemporaneità, che i nostri arti alimentari sono ampiamente condizionati da moltissimi fattori che, tra l'altro, e questo è l'altro dato importante, sono estremamente diversificati. Cioè tutti gli uomini mangiano, ma come parlano in maniere molto diverse, mangiano in maniere molto diverse. Quindi c'è una pluralità di modalità, tant'è vero che uno dei nostri problemi quando ci muoviamo è cosa troviamo, come si mangia, e ci disorientiamo se andiamo in paesi vicini, no, ma se andiamo in Cina o in India siamo assolutamente disorientati, e non solamente per le cose che mangiamo, ma per il come
il dove, il quando, il perché e così via. Quindi, diciamo, nelle società umane l'alimentazione ha costruito, nelle società umane l'alimentazione, cioè il bisogno alimentare, ha dato vita a quelli che noi chiamiamo banalmente regimi alimentari, ma il termine più esatto sarebbe a sistemi socio-alimentari, sistemi socio-alimentari. Cioè noi non possiamo minimamente capire le differenze se non guardiamo perlomeno ad alcune, diciamo, tre grossi isolati di cause determinanti queste differenze. Le prime, un po' con un ragionamento di tipo materialista, sono le strutture socio-economiche, i saperi e le tecniche che sostengono i processi di produzione, di circolazione, di distribuzione, e l'intera impalcatura delle attività agricole, i rapporti sociali, le modalità di lavoro e di mercato. Pensiamo per esempio quando noi diciamo civiltà pastorali o civiltà agricole, quando noi parliamo di queste civiltà diverse intendiamo civiltà che hanno una struttura socio-economica molto diversa. Le società pastorali, le società agricole, le società industriali si differenziano fondamentalmente perché hanno un sistema di produzione dei beni, compresi quelli alimentari, molto diverso. Il secondo livello, diciamo, di differenziazioni attiene a quelle che sono le modalità istituzionali, organizzative, normative e comportamentali in base alle quali il consumo del cibo viene realizzato, e poi le funzioni, i significati e i valori che vi si correlano. Sostanzialmente, ogni volta che noi mangiamo non ce ne accorgiamo, in realtà noi stiamo obbedendo ad un'infinita serie di prescrizioni che sono culturalmente accettate, senza le quali il nostro puro atto alimentare non sarebbe possibile. Cioè noi mangiamo dentro un complesso sistema di significati, di valori, di simboli, cioè di funzioni che noi possiamo dire secondarie rispetto all'alimentazione, perché è chiaro che comunque se non abbiamo da mangiare moriamo. Ma non è sufficiente. Noi come esseri umani dobbiamo mangiare culturalmente, cioè dobbiamo mangiare simbolicamente, valorialmente, cioè il mangiare ha un valore, identifica l'individuo rispetto agli altri e ci identifica anche rispetto ad altri che sono fuori della nostra stessa cultura, perché anche questo è molto importante. Questa dimensione socio-alimentare del mangiare differenzia è anche molto articolata all'interno di una stessa società, tanto è vero che noi per esempio poco fa abbiamo detto mangiare contadino povero, pensando immediatamente a un mangiare invece diverso, ricco o di altre classi sociali. Cioè in qualche modo tu vedi come mangi e capisci chi sei, l'alimentazione ci identifica. Il terzo livello è un po' ancora più astratto, che è quello degli addestramenti tecnici e valutativi finalizzati al sapere cucinare, al sapere preparare la tavola, cioè tutto quello che poi si deve fare perché il consumo del cibo realmente avvenga. Per capire e fare qualche esempio, noi possiamo persino andare a identificare delle ideologie che hanno dominato nel tempo il nostro modo di mangiare. Voi per esempio pensate alle culture penitenziali, dove il cibo viene rifiutato come segno di prostrazione al bisogno materiale a vantaggio invece di una dimensione spirituale, oppure le culture edonistiche in cui il cibo è proposto assieme al sesso come il fondamentale elemento, diciamo, dell'atto alimentare. Ma di queste differenziazioni, sempre andando così un po' rapidamente, un piccolo riferimento al Medioevo, per esempio nel Medioevo era forte l'uso di spezie, forte l'uso della cacciagione, ma questo solamente nel mondo aristocratico, perché a tavola era a tavola che si mostrava la differenza rispetto per esempio ai servi della gleba, quindi nella
Quindi quella struttura era simbolicamente e materialmente rappresentata dal modo in cui si mangiava, oltre che da quello che si mangiava, perché è chiaro che certi prodotti erano esclusi. Naturalmente un campo a sé che non possiamo affrontare è quello di come il cibo entra nella religione, perché anche quella è un'altra dimensione molto importante. Ma pensate che per esempio già nell'illuminismo gli illuministi cominciano a fare nel Settecento una polemica contro i cibi troppo forti e cominciano a proporre invece cibi improntati alla leggerezza. Quindi, per dirle in altre parole, e un po' sintetizzando quello che ho detto prima, determinanti ambientali, economico-tecnologiche, determinanti simboliche e determinanti socio-ideologiche, cioè dove il cibo serve per differenziare persino un'epoca dall'altra. E, per esempio, gli illuministi nella loro polemica contro il modo di mangiare dominante nel 600 e nel 700, e cosa dicevano? Che chi ha lo stomaco pieno non può pensare bene, visto che loro invece volevano sostenere, no, un mondo dominato dalla ragione. Come si fa a ben pensare se tu mangi tutte quelle cose terrificanti che soprattutto nel 600-700 si preparavano nelle tavole ricche, con tutte quelle creme e tutte quelle, quei cibi estremamente, estremamente pesanti? Naturalmente nel momento in cui noi vogliamo identificare le differenze, non è un caso che per esempio abbiamo nei ristoranti cambiato l'arredamento, e allora se vogliamo mangiare contadino non lo possiamo fare in un ristorante che non abbia i caratteri del mondo contadino, e così nascono ormai quei prodotti, devo dire ormai estremamente, diciamo, banalizzati, che sono l'osteria tipica, la trattoria tipica, dove un pezzo di carretto, un pupo, una falce, un martello, no, sembrava una sede del potere operare, diciamo. Un badile, un aratro, appesi lì, ruote che diventavano porta lampade, no, ruote di carretto, cioè, anche lì basterebbe, chi ha la memoria degli anni 60, dove dottore C, tu te lo ricordi, no? Quando si andava in quei ristoranti che sembrava che eri entrato in una specie di cattivo museo antropologico e che mangiavi con botti, falcetti, c'era questo gusto, perché naturalmente aveva un significato. Naturalmente, sempre tra questi valori simbolici dell'alimentazione, voi pensate come i prodotti abbiano persino permesso di identificare intere regioni rispetto ad altre, polentoni e maccarroni, cioè perché era il modo con cui, o maccaroni, con cui si chiamavano i meridionali mangiatori di pasta rispetto ai settentrionali. Quindi diciamo anche la nostra dimensione nazionale, il nostro Lega, allora non c'era la Lega, ma diciamo loro erano i polentoni mentre noi eravamo i maccaroni. Quindi questi valori attribuiti al modo di mangiare diventava poi una interessante, diciamo, modalità per definire le identità, tema al quale arriveremo. Quindi chiaro a tutti, lo possiamo anche chiudere questo ragionamento sulla cultura, perché non possiamo parlare di alimentazione se non la consideriamo un pezzo importante della cultura in senso antropologico, ovviamente, perché ripeto, noi non mangiamo solamente, ma il nostro mangiare è un presentificarci nell'universo socio-economico dei valori e delle relazioni. Quindi il cibo è obiettivamente, non è a caso, è uno dei temi più battuti anche in ambito antropologico, perché il cibo porta con sé questa duplicità di sua natura, cioè è tanto uno strumento per la sopravvivenza fisica quanto è uno strumento per la continuità culturale del gruppo. Quindi il cibo ha una valenza straordinaria. E abbiamo parlato di questi due filoni, cioè quelli che
la cultura, stiamo parlando dell'ambiente italiano tradizionale, la cercano nel mondo contadino, che poi piano piano si è sbiadito, perché questo mondo contadino poi piano piano si è andato sbiadendo, perché nel frattempo arrivava la modernizzazione, questo poi ne parliamo, che modificava tutto, però per quello dovremmo poi parlare di ciò che succede dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché per il nostro paese è un momento, diciamo, centrale. Altri invece cercavano dei manuali, ma nei manuali non avrebbero mai potuto trovare se non l'alimentazione delle classi dominanti, perché questi manuali alla Crisci non è che venivano scritti per grandi platee di fruitori, erano prodotti che giravano nella stretta cerchia. Quindi in quei manuali noi possiamo al massimo trovare come mangiavano alcune classi sociali in quel periodo, inobili, perché certamente non era facile da quei testi poter ricavare notizie su altre dimensioni dell'umanità che per loro non erano importanti, cioè erano irrilevanti. Un altro aspetto sul quale erano soffermati un minuto è quello delle famose cucine etniche all'estero, perché a un certo periodo qualcuno comincia a dire: ma forse dov'è che possiamo trovare le vere cucine locali, le vere cucine tradizionali, non più contadine, ma diciamo tradizionali, perché i termini vanno usati sempre secondo il periodo storico in maniera diversa, perché contadino, tradizionale, etnico non sono proprio la stessa cosa. Allora qualcuno dice: ma scusate, noi abbiamo gli emigrati, l'emigrazione è cominciata sulla fine dell'Ottocento, quindi perfetto, se noi andiamo a guardare cosa è successo nel mondo nuovo, e là forse possiamo andare a trovare le vere radici del. Allora intanto per prima cosa vi cito in una famosa una voce curata da un certo John Mariani nella enciclopedia di New York, cioè un'enciclopedia di New York si chiama così, il quale cita tra i ristoranti, tra i piatti italiani, io ve li leggo così voi potete capire subito. Carne parmigiana, poi spaghetti e palline di carne, carne massala, poi un altro prodotto che si chiama cheesecake, una torta di formaggio, e poi un sandwich inserito come prodotto italiano che si chiama Hero. E poi anche la pizza, siamo nel 1995, quindi questo signor Mariani quando parla del cibo italiano, naturalmente noi italiani diciamo: ma di che cosa sta parlando? E ora vedremo di capire che cosa è che in realtà è successo. Allora cominciamo a smitizzare la prima di queste affermazioni: all'estero possiamo trovare la vera cucina tradizionale italiana. Allora cominciamo dal dire che quelli che si trasferivano tra l'Ottocento per popolazioni, gruppi numerosi dall'Italia agli Stati Uniti, non potevano portare con sé nessuna idea di cucina italiana, perché in realtà la stessa idea di Italia, di una unità nazionale, era ancora poco radicata, e lo sappiamo molto bene, questo gli storici ci hanno lavorato tanto. C'era una frammentazione culturale talmente marcata, sì, ma pensate sulla fine dell'Ottocento, come qui sono occupati di queste cose studiosi importantissimi, come per esempio Somogi, Camporesi, eccetera, i quali fanno notare come sulla fine dell'Ottocento esistevano proprio delle aree di diete, di regimi alimentari estremamente differenziati tra il nord, il centro, il sud, le isole, cioè. Basti pensare per esempio al fatto che l'olio d'oliva era sconosciuto in moltissime zone dove invece c'era il grasso animale, e in altre zone invece il lardo, si usava il burro, per fare un esempio, mentre oggi quando noi parliamo di cucina italiana diciamo l'olio, ma questo è un fatto molto recente, non è affatto così. Tra 800 e 900 e chissà ancora per quanto tempo, l'olio era un prodotto non solo ma anche molto poco presente anche laddove si usava, perché mica tutti potevano. Qui poi andrà Lisca, no? Abbiamo che indicano quale valore di potere simbolico avessero
questi orci di olio per il barone e per la sua famiglia, perché non è che tutti si potevano permettere, che come oggi noi prendiamo la bottiglia e versiamo l'olio in questo modo, diciamo, perché l'olio era un prodotto comunque piuttosto solo che cosa succede, e per questo sto perdo qualche minuto su quello che è successo negli Stati Uniti, perché qua c'è un grosso fraintendimento, però ci sono anche c'è la possibilità di andare un po' meglio a definire questa faccenda della identità alimentare e delle sue trappole, se vogliamo, le nostre trappole, cioè il modo in cui noi erroneamente ci rappresentiamo questa identità. Molti studiosi sono andati un po' a vedere le tappe di questo contatto, perché poi in fondo negli Stati Uniti è avvenuto un contatto culturale, quello di cui oggi parliamo tanto. Noi lo abbiamo vissuto recentemente, lo viviamo ora, ma negli Stati Uniti è avvenuto con le migrazioni da tante parti del mondo verso gli Stati Uniti, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, sulla fine dell'Ottocento, i primi anni del Novecento sono stati i periodi di maggiore movimento di flussi migratori verso gli Stati Uniti. E poi per l'Italia in particolare quello è il periodo proprio clou dei trasferimenti. Intanto succede una cosa molto interessante, negli Stati Uniti c'è una grande disponibilità di prodotti, perché gli Stati Uniti sono stati sempre una grande potenza agricola, non sono mai mancati i prodotti alimentari, gli emigrati si trovano di fronte a una serie di proposte alimentari che la cui assunzione nel proprio universo alimentare significa anche il superamento del proprio status di emigranti, cioè o tu ti chiudi nella tua tradizione, ma il problema è trovare i prodotti, oppure ti apri per integrarti e quindi, diciamo, in qualche modo essere accettato. Ma la cosa divertente è un'altra, la cosa divertente è che l'industria americana, e non ci dobbiamo stupire di quello che oggi succede con la mistificazione, sofisticazione dei prodotti italiani, perché negli Stati Uniti gli emigranti trovavano industrie che cominciarono a produrre per loro, visto che erano milioni, prodotti di tipo italiano che loro acquistavano. Perché? Perché il fatto stesso che ci fosse scritto italiano, allo stile italiano, visto che non era sempre facile rifornirsi dei prodotti che venivano dall'Italia, questi movimenti non c'erano. E poi gli Stati Uniti, sapete, non sono stati anche oggi, ti impediscono di portare all'aeroporto, se ti trovano con la valigetta, con i salami, con i formaggi, sei rovinato, peggio che se porti l'eroina, cioè io dico, siamo molto prossimi. Tranne, devo dire, un amico di San Paolo, che l'ultima volta che siamo stati negli Stati Uniti è riuscito a passare, non so come, alla terribile dogana americana con un borsone pieno di prodotti di San Mauro. Evidentemente i Maurini, come noto, avranno santi, anche, e hanno avuto prova, e anche i Madonini, che poi ho fatto alcuni momenti conviviali con questi nostri conterranei lì diventati leader delle comunità, e devo dire che usufruiscono molti bonus anche nei confronti della polizia, diciamo, sono molto rispettati. Ognuno la legga come vuole questa cosa. Comunque lui è riuscito a passare con un borsone, mentre vedevo che fermavano persone che avevano, che so, le caramelle, il cioccolato, quello, un borsone pieno, semi aperto, il salamino pudorato. Però chi conosce il personaggio può capire perché è un personaggio veramente sui generis, in cui la signora di colore che stava lì si sarà, secondo me, presa di questo bel signore elegante, alto. Oppure c'era una valigia qui. Un mazzo di rosmarino. L'ho fatto passare perché gli è piaciuto, evidentemente. Gli è piaciuta la figura. Comunque lui è riuscito a portare al suo cognato, un valigione con provole, salumi, tutto quello che è vietato in buon per me. Dico, di questa dimensione facciamo un piccolissimo ulteriore parte del cinema. Vi ricordo non solo il famoso Godfather, il Padrino, dove la famiglia si riunisce intorno ai prodotti siciliani,
che vengono abbondantemente consumati come spaghetti, pomodoro, eccetera. Ma c'è un film che forse non conoscete, che si chiama Big Night, fatto da Stanley Tucci, dove proprio il cibo etnico, tradizionale, locale, sì, viene usato proprio per raccontare una storia, e il cibo ha proprio la funzione di questa identificazione etnica, cioè è proprio un film molto interessante. Allora, la domanda che ci potremmo porre è: ma in pratica questa benedetta cucina tradizionale esiste o non esiste? È in contraddizione con la modernità, oppure sono in relazione fra di loro? Io penso che siano fortemente in relazione, cioè quello che noi oggi identifichiamo come questa cucina italiana all'estero, dove ci sarebbero le radici, in realtà è un segnale invece evidente del fatto che le nostre ricostruzioni sono, le nostre identificazioni sono costruzioni dell'oggetto, perché quell'oggetto non era prima così, si è costruito lì in questa maniera. E ora lo vedremo anche con i ristoranti, che è interessante. Però, sempre per dare qualche tocco di teoria, vi cito un autore che secondo me è molto importante in questa riflessione, che è un sociologo che si chiama Sollors. Lui dice con chiarezza che l'etnicità, stiamo usando questa parola etnicità per dire dimensione tradizionale di un modo di alimentarsi che identifica un luogo preciso, una popolazione precisa. Lui dice che in realtà questo concetto di etnicità molto diffuso nel mondo contemporaneo in realtà è una pura invenzione che è stata necessitata da che cosa? Dal fatto che le comunità tradizionali basate, premoderne, basate sul rapporto faccia a faccia, si sono, attraverso soprattutto l'urbanizzazione, eccetera, trovate a dover perdere questa dimensione sociale. Per cui, in fondo, il concetto di etnico, questa identificazione etnica, serve per coprire i vuoti lasciati dalla morte, dalla scomparsa di queste relazioni faccia a faccia, cioè le relazioni comunitarie. E a me sembra una ipotesi molto interessante. Quindi, dal suo punto di vista, la nostra domanda, l'etnicità e la modernità sono in contrasto o meno, la domanda non ha ragione di esistere, perché non solo non c'è una antitesi, non c'è un etnico, un moderno che si confrontano, ma quest'ultima, cioè la modernità, è la condizione perché venga prodotta l'etnicità, cioè proprio la fine delle relazioni faccia a faccia, e quindi la modernità, le società urbane, che determina il bisogno di costruire una dimensione etnica. Citando un'altra importante studiosa italiana che si occupa molto di emigrazione, di nuovi modelli nell'emigrazione, delle cose a cui tengo è quel convegno che abbiamo fatto con la provincia, che si chiamava Siciliani del Mondo, in cui io mi sono permesso allora di presentare le nuove, allora nuove, diciamo, i nuovi schemi concettuali con i quali veniva riletta la storia dell'emigrazione. Devo dire che dopo che io ho tentato di ricostruire questo quadro è arrivato un onorevole il quale ha riproposto l'emigrante ferito, la valigia di cartone. Hanno cercato di spiegare che l'emigrazione oggi viene studiata in termini completamente diversi, si parla di comunità transnazionali, cioè i modelli di interpretazione dell'emigrazione sono cambiati molto. Ma dopo questo tentativo mio di portare questa novità, l'onorevole di turno venne lì a dire: perché i nostri emigranti, le valigie di cartone, cioè una visione che oggi negli studi sull'emigrazione è stata ampiamente abbandonata, era stata molto praticata negli anni 60-70, no, perché negli anni 60-70-80 in Italia si sostenevano con grande spreco di denaro pubblico pseudo associazioni degli emigranti che facevano viaggi, che portavano questi emigranti la luce della loro tradizione, quelli non volevano. Sì, gli piaceva, però diciamo, vivevano ormai il loro mondo, c'erano già le seconde e le terze generazioni che di questo passato non ne volevano neanche più sapere. Poi invece c'è stato un recupero.
Comunque, un'immagine del tutto diversa. Allora, questa donna che abbraccia, chiaramente di origine italiana, dice: l'Italian style, quello che noi chiamiamo Italian style, è il frutto di ibridazioni complesse. Non è in alcun modo possibile, diciamo, affermare l'esistenza di una cucina tradizionale, strutturata, preesistente all'immigrazione, né è ovviamente possibile opporla ad una cucina tradizionale presente nei luoghi di immigrazione. Perché né nell'uno né nell'altro noi abbiamo i dati concreti per poter parlare di un sistema coerente. Come non era coerente questo Italian style quando questi immigrati si svolgevano, così anche quello che si è andato costruendo negli Stati Uniti non era assolutamente coerente. A questo proposito è interessante osservare la storia dei ristoranti, perché nei ristoranti avviene una cosa simile: si cominciano a diffondere nei primi del Novecento i ristoranti italiani, ma i ristoranti italiani vengono frequentati anche dagli americani. Gli americani cominciano a trovare molto complicato orientarsi in tutti questi ristoranti che proponevano cose troppo diverse, per cui i ristoratori, per non perdere i clienti, cominciano loro a fare questa operazione di semplificazione, e la fanno in base a che cosa? Intanto i prodotti disponibili, ai quali comunque la loro presenza come ristoranti italiani dà quel fascino in più, anche se poi i prodotti alla fine non avevano nulla a che vedere lontanamente con eventuali memorie delle cucine da cui provenivano. Tanto è vero che un certo James negli anni 30 fa notare come gli avventori americani cominciano ad andare più nei ristoranti italiani. Perché? Perché li trovano massificati, li trovano banalizzati, li trovano troppo semplificati. Ma i ristoratori, che naturalmente tendono a fare un business, avevano cominciato a fare quell'operazione di ibridazione, che poi piano piano qualcuno che arriva lì e non ha nessuna base teorica dice: ah guarda, qui ci sono i prodotti perché questo ristorante è italiano, e quindi qua non ci dobbiamo stupire che tu entri a Parigi e, come è capitato a me, un ristorante palermitano, non siciliano, palermitano, e il prodotto più a sud era la chianina, diciamo. Ecco, tanto per capirci. Che poi per il resto c'erano persino prodotti, secondo me, mitteleuropei, cioè che neanche italiani erano. Ma c'era scritto ristorante palermitano. Io ci sono andato a vedere il menù apposta, e lì, perché il meccanismo è questo. Io vi invito a pensare, quando andate all'estero e siete convinti che siete andati nel ristorante etnico, che cosa vi propinano o ci propinano? Cioè, a questo punto io dico: meglio sicuro fast food. Ciao. Sei giustificato, perché perlomeno so che cosa sto mangiando, un prodotto globale ben identificato. Quindi, diciamo, a questo punto, allora, questa cucina italiana all'estero come in patria non è mai esistita, non esiste. Allora, il problema, secondo me, si può risolvere cambiando il concetto di identità. Perché alla fine la parola nascosta dietro tutta questa storia è la cucina etnica, è identitaria. Oggi queste parole le usiamo comunemente. E se noi usiamo il concetto di identità in una maniera più antropologica, sicuramente usciamo dal vizio. Perché intanto riflettiamo su una cosa: che il prodotto cosiddetto locale, che a noi sembra il massimo dell'identità, invece ha il minimo di identità. Perché geograficamente ha identitario, in quanto la sua identità si manifesta appena tu lo porti fuori. L'oliva ascolana è ascolana perché tu la contrapponi, cioè l'identità, questo gli studi antropologici su questo hanno lavorato tanto, si definisce per contrapposizione, per opposizione. Io scherzando dico sempre che nessuno la mattina si alza e dice quanto sono identità. Cioè, una popolazione che è vissuta sempre isolata dalle altre non ha il senso della propria identità, non lo può avere, perché per definire l'identità, e qui torniamo al problema dei confini, deve esserci un altro, deve esserci una trasformazione. Se no, tu come fai a definirti? Nessuno è identitario se non quando si contrappone, e qui è il problema fondamentale. Allora, se noi accettiamo l'identità
come una contrattazione, come uno scambio, come un'ibridazione. A quel punto noi possiamo uscire da questo inghippo linguistico, che poi non è linguistico, è concettuale. Cioè l'identità nasce dal mix, nasce dalla continua ibridazione, e nulla, nulla si ibrida di più del mangiare. Se poi noi andiamo a osservare le nostre tradizioni, ma noi scopriamo come nel corso dei secoli le nostre cucine sono cambiate profondamente, prima di tutto per la scoperta di nuovi prodotti, la patata, la scoperta, diciamo, l'utilizzazione di prodotti che prima non c'erano. Io per esempio, sullo zucchero io avrei qualche problema nel Medioevo, per essere sinceri, perché loro certamente non credo che usassero lo zucchero. Io penso che usassero soprattutto il miele o comunque melasse di varia natura, ma non lo zucchero, perché lo zucchero si diffonde soprattutto a partire dal 5-600, la Sicilia è uno di questi posti, non so, la carne, perché poi lo zucchero che mangiamo noi, lo zucchero da togliere. Quindi, allora posso dirla, e poi stasera gusterò il pranzo con voi, io lo ritengo, queste cene sono divertenti, ma non gli diamo valore filologico, perché di filologia non hanno niente. Allora le consideriamo un pezzo di questo nostro continuo tentativo di costruirci gusti innovativi, e va benissimo, perché, e qui un altro piccolo problema, la contaminazione è la base della storia dell'alimentazione. Questo vivere dentro questi mondi chiusi è estremamente limitativo rispetto a un fenomeno che è come quello della lingua, è continuamente cangiante, perché è l'anima stessa del nostro esistere, e non solo, ripeto, perché sono cambiate le strutture socio-economiche, i prodotti, sono cambiate le organizzazioni sociali, i nomi vengono poi a contatto fra di loro, e la prima cosa che scambiano è il mangiare. Quindi, se noi l'etnicità la vogliamo usare come concetto che ci serve per fare un'opposizione, per esempio, al fast food o al world food, che è questo modo di mangiare che viene definito gastroanonimo, va benissimo, purché non pensiamo che stiamo riscoprendo niente, perché stiamo in realtà inventando, costruendo, con tutto che però noi a questi modi di mangiare siamo legatissimi, ma stiamo attenti. Ma voi ci avete mai riflettuto qual è il migliore modo di mangiare che voi ritenete vostro? È quello della mamma, di come cucinava mia madre o mia nonna. Il nostro vero riferimento nell'alimentazione, anche fra di noi, è come abbiamo mangiato a casa nostra, non come si mangiava nella nostra isola, nel mio paese. Lì è un vero, là è veramente, possiamo dire, l'identità, perché coincide perfettamente con la tua vita, non è un modello, è quella cosa di odore, sapore, gusti, dimensioni, socialità, amore, condivisione, la tavola assieme, il papà, la mamma, i nonni, che noi abbiamo espresso da bambini, cioè è il fulcro fondamentale della nostra essenza come individui. Il resto sono costruzioni scientifiche, pseudo, ma comunque sono strumenti che poco hanno a che fare con la nostra immediata reazione. Dicevo, e ultimo salto, abbiamo finito. Cos'è successo in realtà nel nostro tempo? È successa una cosa straordinaria, perché in realtà fino alla Seconda Guerra Mondiale questo scambio era piuttosto limitato, è sempre avvenuto. I portoghesi, i genovesi che si spostavano, no? Va bene, andiamo, questo è un portogenovese, guarda, lo facciamo a Pisa, i pisani, i napoletani, quelli di Amalfi, e poi se andiamo in Catalogna, tutti diciamo, questo lo facciamo pure noi. Tutto questo va a spiegare questa ibridazione continua
Poi ci sono però i terribili gastronomi con i quali ho fatto lunghe polemiche, che a un certo punto decidono qual è il giusto modo di mangiare. Io ho fatto un convegno una volta che si chiamava I peccati di gola, ristoratori siciliani del mondo, e abbiamo attivato un convegno in cui c'erano anche dei gastronomi, che io ho pesantemente attaccato dicendo: voi siete i normalizzatori del gusto. Cioè, questi signori decidono com'è il giusto modo di mangiare, non so, prima soprattutto su le modalità, i tipi di preparazione, poi ora sono diventati critici, e vi dico perché, delle innovazioni. Ricordo che un personaggio importante di questa cultura della gastronomia, non dimentichiamo di dire gastronomia, cioè nomos, legge, regola. Abbiamo parlato di un fenomeno fluido, invece il gastronomo ti dice qual è il giusto modo, ma la storia cammina. I gastronomi scrivono libri e li vendono, perché la gente ci crede e li prende come verità. Non è così. Allora, l'atto di cucina, allora qual è l'originalità del mangiare? Che noi cuciniamo tutti i giorni. L'atto alimentare, voi lo sapete quante volte lo ripetiamo in una vita? Fate una prova, moltiplicate 3 per i vostri giorni. E avete visto quante migliaia e migliaia di volte voi vi siete trovati di fronte a una preparazione che è hic et nunc. Perché nel libro, ma tu ogni atto alimentare è a sé stante. Io sono favorevole alla varietà degli atti alimentari, che è l'unico vero posto dove la cucina cammina, non è nei libri, è nella cucina, con i prodotti, le pentole e le mani dell'uomo e la sua creatività. Il resto va pure bene, ma rientra in tutto quell'universo di regole delle quali noi abbiamo pure bisogno per poterci alimentare, però senza lasciarci ingabbiare. Cosa succede dopo la Seconda Guerra Mondiale? Che comincia la vera globalizzazione, quella in grande, non che prima non ci fosse, ma è quella in grande stile, cioè quella totale, e cambia completamente il modo di mangiare. È l'epoca delle grandissime imprese multinazionali del cibo. Ma voi ci pensate? Noi lo riteniamo assolutamente normale, facciamo la cucina locale e poi prendiamo il brodo star, gli epic. E quando prendi le farine, da dove vengono queste farine? Cioè, non ci rendiamo conto che in realtà noi, volenti o nolenti, stiamo partecipando alla massificazione che ha portato da mangiare a miliardi di persone dell'alimentazione, cosa che fino alla Seconda Guerra Mondiale non era mai esistita in quella dimensione. E qual è il prodotto più classico di questa? L'hamburger. Ma tanto disprezzato, ma l'hamburger invece ha una sua grande dignità, perché è un prodotto preciso, innanzitutto è un prodotto molto definito, perché nel nord Europa si mangiava la carne al tagliere e l'hamburger è l'erede, è un prodotto quindi tutt'altro che solo industriale, viene da una precisa tradizione. Certo, nessuno di noi pensa che sia il miglior modo di mangiare. Però guardate che oggi la McDonald's e simili hanno cambiato il loro atteggiamento, perché hanno i loro consulenti, e oggi McDonald's serve per proporre i cibi locali. Se tu vai nei McDonald's di vari paesi, anche da noi stessi, oggi trovi il McDonald's alla siciliana, perché hanno capito che la gente vuole questa adesione. Avrà ragione solo se per coprire i vuoti ma nei fatti noi tutti sentiamo in questa fase storica questo bisogno di identificarci nell'alimentazione, e McDonald's ci ha proposto la versione etnica del McDonald's. Risposta perfetta da industria che sa come si trattano e come si fa il marketing. Poco fa parlavamo del marketing editoriale, quelli lo sanno molto bene, perché sono i maestri di come si bricolage, quindi, è a mio parere il bricolage la base di qualunque cucina che poi si identifichi in parte come etnica, in parte come moderna,
perché questa contrapposizione non esiste. Qual è l'elemento fondamentale, qui voglio citare Vittor Tetti, che è stato un antropologo, un grande studioso del problema dell'alimentazione. E voglio fare l'ultimo riferimento a quella cosa che forse noi italiani possiamo, diciamo, gestire come tratto distintivo, come dimensione etnica nostra propria, il mangiare mediterraneo, ma non per i suoi contenuti, ma proprio per quello che abbiamo detto poco fa a livello di Soros, per i suoi valori di socializzazione e di comunicazione. Dice Teti, questo è l'unico modo per sfuggire al relativismo assoluto dei cibi gastronomici e asocializzanti, per evitare di cadere nel modello alimentare del fast food o del world food, ma aggiungerei io, per uscire da queste piccole parti dell'alimentazione regionalistiche, localistiche, che in realtà ci ingannano solamente, perché il valore fondamentale del cibo, uno di quei tre elementi che abbiamo parlato prima, è proprio quello di essere aperto, di essere pronto, perché è sul cibo che noi costruiamo le nuove identità, le nuove relazioni, senza perdere di vista ciò che siamo stati, ma aperti a diventare qualcos'altro, che è secondo me il messaggio fondamentale, perché l'alimentazione non serve come strumento di distanza, ma come strumento di avvicinamento. Grazie. Qualcuno vuole, curioso, vuole fare qualche domanda al professore? È un tema divertente, anche perché ora andiamo a mangiare, quindi andiamo a vedere che cos'è che ci ha proposto questa ricerca. Vediamo di capire cosa la famiglia Nogaro ci ha proposto per bene, io vi ringrazio. Vi aspetto giorno 7 marzo alla galleria per la performance dell'artista Ernesto Graditi e poi ci vedremo il 9 marzo al Circolo Unione e l'8 marzo all'Artemis, Hotel Artemis per l'inizio del seminario di lettura. Grazie a tutti. Grazie a e ci vedremo presto.